Salve YouTube, bentornati su Shion. Sono NeoGeo82 e questo è ecco, The Dolphin. Allora, let's play di Odalus. Mi dispiace purtroppo, ma pensavo di stare registrando, invece non la registrazione del gioco non era partita. Comunque, come se vi ricordate, nell'ultima puntata eravamo... adesso vi spiego cosa è successo. Grandi problemi tecnici. Allora... avevamo finito l'episodio davanti a questa sorta di enigma. Avevamo questi rovi che ci impedivano il passaggio dall'altra parte e di là delle porte chiuse. In realtà bastava buttarsi in mezzo a questi rovi, quindi prendere quindi essere colpiti dai rovi, però sfruttando quei pochi secondi di invulnerabilità che ci danno gli Yeats. Sfruttando questi pochi secondi di invulnerabilità potevamo attraversare velocemente questi rovi e colpire con la spada l'interruttore che era lì ed aprire questi magli qua. Qui dentro abbiamo trovato la chiave, una chiave che ci ha permesso di aprire questa porta qui. Quindi stavo entrando qua dentro, ma mi sono accorto che la registrazione non andava. Come al solito, un altro boss, un'altra volta. O qualcosa del genere. Qui più che altro sembra più una fuga disperata. Eccoli qua. Immaginavo che ci fosse qualcosa che... Allora, siamo un pochettino più... Oh! Arca boia! Non ce la farò mai. Ok. E game over. Oh, perfetto. Iniziamo bene questa puntata. Riproviamo. Ovviamente ci tocca rifarci un po' di percorso. Stavolta... No, dai, perché qua non funziona mai il doppio salto la prima volta che lo faccio? Allora, che qui è più facile, adesso è più breve arrivarci, magari anche ne approfittiamo per prenderci altre cose. Qui non c'è più niente. Ecco qua. Siamo tornati brevemente qui. Allora, l'altra volta non ve l'ho detto, volevo dirvelo, ma mi sono un po' scordato. Ma rispetto a quest'estate ho cambiato il joypad. Non sto giocando più col joypad che usavo prima, che era un pad della 360 originale della Microsoft. Adesso invece sono passato a sempre un pad della 360, quindi è compatibile, però non è originale, quindi non è della Microsoft, però è del GameStop, uno di quelli che trovate al GameStop a 20€, che è sorprendentemente buono. Sinceramente mi trovo molto bene. Aiuto! Non riesco a... Ok. Qui ha accelerato. Dai! Niente. Qui devo essere molto più veloce per sta cosa. Così non basta. Quindi come dicevo, un pad che trovo sorprendentemente buono. E quindi ve lo consiglio, se avete adesso magari, forse non so, magari forse ha dei materiali più scadenti rispetto a un pad della 360 originale. Però con il PC insomma mi sembra che vada benissimo, insomma se siete in cerca di un pad buono, insomma quello che usavo io era vecchissimo, insomma aveva... perché non l'ho buttato via, lo uso ancora, se c'è bisogno. È che insomma era un po' usurato, beh, d'altronde sono quasi una... era quasi un 9... 8-9 anni che ce l'avevo, quindi era anche ora di cambiarlo un po'. Allora, vediamo di essere un pochettino più veloci rispetto alla scorsa volta. Abbiamo questo scatto, usiamolo. Che in effetti sto vedendo che è molto più utile. Bravo Alberto. Ah, hai paura della lava, eh? Ci sono caduto in mezzo. Perfettamente. Mi sono tuffato per sbaglio, però insomma. Mm.
Ok. Ci vogliono molti colpi per far fuori questi nemici. Spero che non sia... Oi! Secondo me forse qui sarebbe necessario... Era necessario usare una nuova arma. Dovrei trovare una nuova spada prima o poi. Sto andando qua su, però non so se va bene andare qua su. Beh sì, ci sono dei soldi, quindi. Bene, ho attivato il coso che sparirà probabilmente quando, ora che arriverò lì, però vabbè. Oh, simpatiche queste bolle. Via via via, prima che ne spari un'altra. Ah, infatti, sparita. Bel trio di armi, questo. Era logicamente un muro invisibile. Che succede? Oddio. Chi sei? Non ho nome. Almeno non più. Sono un'ombra. Come un'ombra? Sono dovunque. Mi stai guardando? Ah, quindi siamo spiati da questo cavaliere ombra. Un po' come succedeva in Berserk col cavaliere del teschio, insomma. Tanto abbiamo capito che Berserk è una delle... dei materiali di ispirazione per questo gioco. Vediamo, dove andiamo? Qua, aspetta, prima andiamo ad andare giù di qua. Che è uguale che andare di là, però. Ah. Andiamo a esplorare, vediamo cosa troviamo se andando di qua. Pensavo fosse un buco quello. L'avevo già visto. Tesoro. Oddio. Vabbè. Possiamo evitare così elegantemente così. Il gioco ci stimola a evitare questi nemici invece che affrontarli, perché ci dà questi infanti. Ah, infatti, perché sono... Che sono indistruttibili, hanno questi scudi giganti. Riproviamo. Potremmo anche andare a destra, ma... Il mio istinto mi dice che è meglio esplorare meglio di qua. Questa zona è lunghissima. Contando che è... Ah, è vero, c'è quella parte che devo provare. Vabbè, proveremo dopo a raggiungere quei tesori. Vediamo. Forse attaccandoli a schiena, di schiena possiamo fargli male. Sì. Però forse non è stata una buona idea. E così attiri la loro attenzione, a meno che tu non riesca a ucciderli velocemente attaccando di schiena. È molto rischioso far così. O così. No. Vabbè. Proviamo. Sono curioso. Provo a ucciderne uno, vediamo cosa succede. Probabilmente niente. Beh, soldi. Quali non ci si sputa mai sopra. Ehi! Sta roba. La bocca di un alien sembra. Non è molto invitante. Proviamo. Chi non risica. Beh, mi aspettavo un boss o qualcosa del genere. Invece non sembra esserci. Qui sto andando avanti. Un bel teletrasporto. Questo secondo me ci trasporta all'inizio. E infatti, immaginavo, perfetto. È il teletrasporto che abbiamo visto all'inizio di quest'area. Ottimo. No, aspetta, basta. Scusate, questa è una cosa. No, come dicevo prima, col nuovo pad che sto usando adesso, non è originale, non è il pad 360 originale, è del GameStop. Però il D-pad, cioè la croce digitale, è molto più precisa, ovviamente migliore di quella del 360 originale. Qui abbiamo ancora questa sorta di corrente ascensionale, che ancora non ho capito
che probabilmente avremo una reliquia che ce la farà sfruttare in qualche modo più avanti, immagino. Le fantastiche piattaforme che scompaiono. Allora, qui possiamo andare anche di qua, però qui c'è sempre questa forza, quindi niente. Quindi l'unica via che possiamo affrontare è questa qui. Per ora. Le simpaticissime piattaforme che scompaiono. Scusate, ma c'è un telefono che ci stressa stamattina. Queste abbiamo imparato prima che bisogna usare per sfruttarne la reliquia per lo scatto. Oh! Anni e anni di allenamenti con giochi 16 bit per questo tipo di piattaforme. Non so, dove andiamo? Torniamo giù? Dobbiamo andare giù? Ispirava andare giù di qua. Lì c'era un tesoro che devo sfruttare in realtà. Vabbè. Ancora questi. Siamo a 11 minuti, abbiamo sforato come anche l'altra volta. Vuol dire che adesso proviamo a vedere cosa c'è qua. Beh, non sono. Ah, blocchi che. Qui ci sono dei blocchi che non potevo distruggere. Curioso. Probabilmente, forse trovando una spada di livello più alto, probabilmente si potranno distruggere. Secondo me. Va bene. Io, signori, adesso finisco l'episodio qui. L'altro, lo scorso, l'ho fatto durare molto perché durava un quarto d'ora. Questo invece lo facciamo finire qui. Vi ringrazio di averci ascoltato. Ci becchiamo per la prossima volta. Vi ricordo di iscrivervi se vi piace il video, se vi piacciono questi video, oppure di mettere un mi piace sulla nostra pagina di Facebook, in modo così da tenersi, da tenere che così rimaniate aggiornati su quello che facciamo. Grazie ancora e ci vediamo la prossima volta. Ciao!